Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta del Livre Rocher. Si tratta del Super Matte Zero Défaut, fondotinta 12 ore, 0 difetti, 0 brillantezza e promette di non essere grasso, non essere oleoso, di mattificare con polvere di Baikal, 30 ml e basta. Quindi 30 ml è 14,95, però io lo prendo sempre con le promozioni, quindi scontato almeno del 40%, quindi vado a pagarlo meno di 9 euro. Allora, il colore che ho io è il 300, è questo qui, e l'ho completamente finito. Comunque, ora vi mostro. Intanto è lo swatch del prodotto e poi ho voluto provare per fare un po' un test generale bello intenso anche con voi, a fare un test su strada, quindi applicarlo al mattino, segnare l'orario, registrare un piccolo video e fare le clip anche durante il giorno come si comporta. Quindi ogni più o meno 3 ore per vedere se davvero dura 12 ore come indicato. Vado ad applicare il prodotto prima con un pennello, io a questi ovali mi trovo davvero molto bene, che lo applico bene, si stende bene e si sfuma. Successivamente lo vado a tamponare con una spugnetta ovviamente umidita, insistendo sulle imperfezioni che tendono a vedersi. Ok, allora questa situazione non ho messo cipria perché voglio vedere come si comporta, dobbiamo tenere d'occhio la zona T e le imperfezioni. Primo aggiornamento, allora vediamo, non rilascia colore sulla velina, semplicemente un pochino di unto inizia sulla fronte, ma sono passate 3 ore e nel mentre ho lavorato al PC ed prima ovviamente ho trattato. Comunque sia, vediamo che non ci sono accumuli di prodotto e la zona non è neanche unta. Altro aggiornamento, sono le 18, iniziamo a vedere un po' di unto sulla zona T e inizia a perdere un po' di colore, si vedono ai lati del naso che non c'è più prodotto e ovviamente si notano anche di più le discromie e i difetti. Ultimo aggiornamento, sono le 21, quindi è dalle 10 che ho sul fondotinta, diciamo che ormai la situazione è un po' tragica e voglio rimuoverlo. Anche perché il prodotto direi che non si vede quasi più e la zona, soprattutto la fronte, è molto unta. Tende anche un pochino ad avere unto le sopracciglia. Tutte le imperfezioni sono a vista. E inizio a rimuovere passando la velina sul viso, vedere cosa è rimasto. E vediamo più che altro è rimasto colore. Allora, dopo la clip avete visto comunque sia che è un fondotinta effettivamente opaco. Io normalmente applico sempre la cipria, mentre per fare il test non l'ho applicata, ma considerate che io ho la pelle mista tendente al grasso. Comunque è un fondotinta che si applica bene sul viso, si sfuma bene con il pennello, con la spugnetta o con le dita tranquillamente ed è pratico in tutti e tre i modi. Non ossida, quindi il colore che rimane è quello lì ed asciuga velocemente, quindi sicuramente. Avete visto che senza cipria, dopo 6 ore, inizi a lucidarmi molto la zona T, ma credo che senza cipria sia abbastanza normale. Mentre le 12 ore promesse dal brand, no,
Le 12 ore io effettivamente le ho fatte perché l'ho applicato alla mattina alle 10 e ve l'ho fatto vedere alle 21, quindi però avete visto davvero che non ce la fa. Ma ricordate che è senza cipria. Con la cipria fa qualche ora in più. Comunque sia, se durante il giorno lo voglio andare a ritoccare, si fa tranquillamente, oppure con salviettine opacizzanti. Si fa, non lascia macchie, non si sposta, quindi una cosa sicuramente positiva. Devo dire che a me non è dispiaciuto, anzi, non sarà quel super matte che dicono, ma è sicuramente più matte di tanti altri fondotinta che ho provato e sulla pelle mista devo dire che si comporta bene. Oltretutto ha un effetto molto naturale. Quindi se io dopo non voglio andarmi a truccare, applico questo anche con le mani così lo rendo ancora più, lo faccio fondere ancora di più con l'incarnato ed è pratico, come base va bene. È un fondotinta che se avete la pelle mista o grassa, io vi consiglio di provare perché se siete abituati ai soliti fondotinta, questo vi cambia, sicuramente cambia ed è diverso dagli altri fondotinta opacizzanti in commercio perché ne esistono tanti che valgono davvero, restano davvero lì e per tutte le ore che promettono, però sono molto più pesanti sul viso, questo è leggero. Quindi una cosa che è un fondotinta di un buon prezzo, senza siliconi sicuramente, poi senza troppe schifezze dentro. Che comunque resta leggero sul viso e difficile da trovare. Io questo l'ho trovato, l'ho provato, mi è piaciuto, non ne sono rimasta entusiasta, ma mi è piaciuto e devo dire che lo ricompro. Lo ricompro perché mi ha soddisfatto. Poi applicato con la cipria, davvero vi garantisco che dura tranquillamente. Quindi questo è il prodotto. E io ve lo consiglio assolutamente. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. E fatemi sapere anche se vi è piaciuto quelle clip delle le prove su strada, quindi di tutta la giornata e cosa posso migliorare, perché questo era un primo tentativo, quindi sicuramente migliorerò con il tempo. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima! Ciao!